Sono i cibi in scatola e cose per la colazione, quindi tipo biscotti, caffè oppure marmellate prevalentemente. Se no, cose igieniche, quindi detersivi anche, o dentifricio, garze, siringhe, spazzolini. Nonostante le difficoltà di questo tempo, le famiglie bellunesi non hanno fatto mancare il loro sostegno all'iniziativa che sabato scorso al Centro Veneggia di Belluno ha visto protagonisti il Liceo Classico Scientifico Lollino e l'Istituto Agosti di Belluno impegnati in una colletta alimentare in aiuto del popolo ucraino brutalizzato dalla guerra di aggressione russa. Si è deciso di dedicare un'attività tradizionale della scuola, cioè le giornate formative. L'attualità lo impone, dedicare queste giornate formative all'Ucraina e alla guerra. E sostenere lo spirito dei nostri ragazzi che vengono da 2 anni di pandemia e di fatica, anche relazionale, anche di dono agli altri, anche di mettersi in discussione per poter accorgersi di chi è ancora più in bisogno di loro. Un'iniziativa sentita e vissuta con impegno e coscienza da parte degli studenti. Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa perché anche vedendo le immagini di ragazzi come noi dell'Ucraina che soffrono di fronte alla guerra, secondo me è un atto anche buono aiutarli a fare quello che possiamo concretamente fare. Tutti i prodotti raccolti sono stati poi consegnati all'Associazione Ucraina più Belluno, che provvederà a farli giungere al più presto nelle città bombardate.